andiamo a testare la funzione di riscaldamento di questo microonde. In questo caso utilizzeremo la funzione microonde classica e andremo a riscaldare un bicchiere d'acqua. Come wattaggio utilizziamo 1000 watt, il wattaggio massimo. Ed impostiamo 50 secondi. Dopo 50 secondi la temperatura raggiunta è di circa 45-50 gradi. Andiamo adesso a testare la funzione di cottura. In questo caso cuoceremo dei broccoli. La quantità è circa 500 grammi, quindi il tempo di cottura dovrebbe essere di circa 7 minuti. Utilizziamo sempre la funzione microonde. Il livello di potenza sarà sempre 1000 watt. Impostiamo un timer di 7 minuti e 30. Come potete vedere, il colore dei broccoli è verde brillante e risultano ben cotti. Potete comunque prolungare i tempi di cottura se li preferite più morbidi. Andiamo adesso a testare la funzione di scongelamento. Proveremo a scongelare un filetto di salmone di piccole dimensioni. Selezioniamo il peso del nostro filetto, che è approssimativamente 200 grammi, e il programma verrà impostato automaticamente. Il nostro filetto è risultato scongelato dopo circa 3 minuti. Possiamo quindi dirci particolarmente soddisfatti della funzione scongelamento, in quanto il tempo impiegato è stato più breve di quello previsto. Andiamo infine a testare la funzione grill tostando due fette di pane in cassetta. Utilizziamo l'apposita griglia fornita in dotazione. E impostiamo un tempo di 5 minuti. Il pane ottenuto è abbastanza dorato nella parte superiore, nella parte inferiore invece la doratura è completamente assente. Possiamo quindi affermare che i tempi della funzione grill sono leggermente più lunghi rispetto ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo.